Anna, come stai? Tutto Bene, 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 bene. Un bene? periodo particolare, difficile, però stiamo bene. Assolutamente. Ok. Ecco, adesso tu sei su Milano, vero? Corretto? Sì, sono rimasta a Ok, Milano. ok. Però tu non sei di Milano. No. Si sente già subito. No, no, no. No, Stavo scherzando, stavo scherzando. sono siciliana, Assolutamente. però vivo a Milano da 9 anni ormai. E Ok. sono rimasta qui assolutamente. Ho visto che c'è stata un bel po' di gente che è tornata a casa, però non mi sembrava corretto veramente Certo. mettere in pericolo me, mettere in pericolo gli altri, quindi sono rimasta qua. Certo. E ecco, avevo, insomma, il piacere di averti qua ospite nella nostra casa del benessere, perché secondo me era Ringrazio. molto interessante quello di cui tu ti occupi. Ce lo vuoi un pochino raccontare, magari anche come ti sei avvicinata alla mindfulness, no? Corretto, insomma, alla meditazione. Sì. Poi adesso vuoi chiamarla in un certo modo, però ecco, magari anche tu ci puoi aiutare a definire meglio quali sono i contorni di questa attività. Assolutamente, con tanto piacere. Io ho conosciuto, diciamo, la pratica di meditazione all'università. Stavo facendo un corso, mi aveva colpito particolarmente uno schema che era rappresentato, che era quello delle onde cerebrali, e c'erano tutte queste onde diverse che passavano dallo stato di eccitazione al coma, alla morte, e in mezzo c'era questa ondina strana che non riuscivo a definire. Io ero seduta all'ultima fila, me lo ricordo ancora. E ho chiesto alla professoressa: ma quest'onda cosa rappresenta? Che è larga come se fosse quella del coma, però non è coma, non è la morte, che cos'è? Uno stato alterato di coscienza, sarà qualcosa? Lei mi ha detto: no, in realtà si rifà ad una pratica di meditazione. E da là non lo so che cosa è successo, però volevo saperne di più, volevo capirne di più, e quindi ho iniziato ad indagare, a cercare, a capire quali fossero i benefici. E poi alla fine ho deciso di scriverci una tesi. Mi sono avvicinata ad un'azienda che lo faceva già in Italia ed è Mindful Vision, la stessa azienda per cui lavoro in questo momento. Quindi forse sì, da là è partito tutto. La mindfulness in particolare è una pratica di meditazione. Ce ne sono di tantissimi tipi e la particolarità della mindfulness è che è l'unico protocollo scientifico che abbiamo in questo momento come approvato dalla comunità scientifica, nel senso che i benefici della meditazione nel mondo orientale si conoscono tanto, in quello occidentale iniziano adesso a conoscersi, però sono benefici che ti riportano le persone, ti dicono io medito e sto meglio, che è una cosa Certo. molto generale. E la mindfulness è l'unica pratica che è stata studiata, è un protocollo medico-scientifico, quindi ha tutta una serie di studi, come tu saprai, prima di approvare certe cose ci sono anni di studi, di ricerche, ed è l'unico che ha questa valenza. Questo, diciamo, è quello che la differenzia. Ok, quindi ecco, trovo importante quello che tu hai detto, cioè i benefici della meditazione sono riconosciuti da molto tempo, per cui insomma sono anche pratiche molto antiche. Però ecco, si parla di mindfulness, diciamo, in un'accezione più occidentale, però dove si è fatto lo sforzo di andare magari allora a studiare, a definire con chiarezza, anche da alcune, insomma, studi scientifici, quali poi possono essere i benefici. E quindi ecco, insomma, è stato un pochino monitorata sulla sua efficacia, diciamo. È corretto allora? Sì. È corretto. Cioè, quello che si è andato a studiare è che effetti producesse questa pratica. Per esempio, te ne Ok, dico alcuni. A livello del certo. hanno fatto delle analisi, molto banalmente, hanno iniziato da là e si è visto che riduce i livelli di cortisolo nel sangue, che per i non addetti è il cosiddetto ormone dello stress. Quindi quando si dice la mindfulness serve a ridurre lo stress è perché è stato evidenziato che c'è questo calo di questo ormone che si attiva quando solitamente siamo molto stressati. E anche la pressione sanguigna arriva ad un livello molto normale rispetto a quello che abbiamo noi solitamente durante le nostre Certo. giornate
dire, belle piene. E poi tutta una serie di altri benefici che invece sono questi, sono tutti benefici a breve termine, diciamo, il protocollo di mindfulness classico, che è l'MBSR, acronimo di Mindfulness Based Stress Reduction, dura 8 settimane, che è un tempo abbastanza breve per vedere benefici. Forse per noi occidentali 8 settimane sono tante, però nel mondo della meditazione è veramente qualcosa di molto molto piccolo, perché è considerata una pratica che ti porti per la vita. Più lo fai, più ovviamente i benefici ci sono. Io nelle ricerche che ho fatto per la tesi ho visto anche tanti cambiamenti a livello di corteccia prefrontale, ispessimento della materia grigia del cervello, però non sono cose che si manifestano in 3 settimane di pratica, sono cose che si manifestano in 10, 15, 20 anni, quindi poi dipende anche a che tipo di persone ci Ora rivolgiamo, che ci ecco. penso, ora che ci penso bene, io mi sono prestato come cavia, diciamo, ad una tesi sperimentale sulla mindfulness, solo che non so quali sono stati poi i risultati. È terribile perché sono andato lì 4 volte nel giro di 2 o 3 mesi e non so qual è il risultato del mio sforzo. Cavolo, Male, questa cosa mi è male. mancata. Adesso devo chiedere, devo chiedere. Dopo anni chiederò, ma quindi cos'è che è emerso? Ah, Cosa mi è ok. risultato? Devi saperlo. Esatto, devo sapere tutti i costi, cavolo. No, guarda, mi ero dimenticato, mi sono ricordato questa cosa. Chissà, chissà, chissà. E qui invece volevo partire da... Insomma, abbiamo detto a grandi linee cos'è la mindfulness. Però tu mi dicevi, ma sai, tante volte quando io dico cosa faccio, mi dicono, ah, non si direbbe tu sei però una persona tranquilla e rilassata e serena. No, a volte cioè, ci sono dei miti da sfatare sulla meditazione, perché altrimenti sembra che siamo lo sciamano, Viene da chissà quale estroso. pianeta. Esatto. Sì. No, a me succede tantissime volte quando mi dicono cosa fai, allora già spiegarlo non è esattamente la cosa più facile del mondo, però quando cerco di spiegare che lavoro con la meditazione, portandolo un po' dove riesco, nelle scuole, nelle aziende, nei privati, mi guardano come a dire, beh, no, non ti facevo una persona comunque così tranquilla, così serena, ma quindi non ti arrabbi mai, ma quindi non perdi mai la pazienza, sei silenziosa. Ci sono tutta una serie di preconcetti, oppure, pensavo che fossi cristiana, quindi sei buddista. Tante cose perché ovviamente appunto la pratica di meditazione è una pratica millenaria, la mindfulness, per come la conosciamo noi in Occidente, è arrivata da pochi anni. Certo. E bene o male che sia, è arrivata anche come moda, e quindi con questo ci sono tutti i preconcetti che si porta, il fatto che sia Certo. legata alla religione, e non è assolutamente così, anzi, la pratica di mindfulness è proprio slegata da qualsiasi tipo di religione, nonostante la meditazione ovviamente affonda le sue radici nella religione buddista, però nella mindfulness non ha niente a che fare con questo. Piuttosto che una cosa che mi fa molto ridere è quando mi dicono appunto questa l'idea della calma, della pace interiore. Sicuramente è una cosa che col tempo ti tranquillizza e ti porta a ritrovare una certa calma, una certa serenità. Quello assolutamente. Però non è l'intento primario della meditazione, non è quello di fare una pratica e di sentirsi calmi e rilassati. Infatti, un'altra cosa che succede è che dopo una pratica di meditazione dicono: ma io non sono calmo, non mi sento calmo. E io dico perfetto, va benissimo, perché non è questo lo scopo della pratica. Praticare ti aiuta a prendere consapevolezza di come stai in quel momento. Se in quel momento sei arrabbiato, non c'è Certo, tanto da fare. certo, certo. E posso dirti che a me è una cosa che tranquillizza tanto. Io ho sempre odiato, ti giuro, quando da piccola mi dicevano fai un respiro profondo, calmati. E tranquillizzati, cioè l'ho sempre trovato una cosa che non serve a niente, perché se sei agitato, sei nervoso, l'idea che qualcuno ti dice calmati, a me non ha mai aiutato, non so a te, non so alle altre persone del mondo, però a me Sì, non ha mai fai aiutato. conto fino a 10, prendo Esatto, respiro. fai un bel respiro e conta fino a 10, a me fa innervosire solo il pensiero, non so a te. Sì, insomma, ecco, diciamo, vabbè, è un pochino, sai, sono frasi fatte, consigli anche questi secolari, magari qualcosa Sì. di vero c'è, bisogna, forse anche lì bisogna fare un po' di ricerca.
Bisogna indagare, Esatto. Ecco, ma assolutamente. invece quali altri miti ci sono sulla mindfulness che magari potrebbero essere da sfatare? Questa potrebbe essere un po' l'occasione. Un altro grande è che la mindfulness sia per una certa tipologia di persone, cioè per esempio mi dicono: ma secondo te posso farlo, non posso farlo, sono portato, non sono portato, come se fosse una disciplina sportiva per cui c'è chi è più dotato o meno dotato. In realtà la capacità di essere presenti è una capacità innata che abbiamo tutti e c'è solamente la volontà di poterla sviluppare ed esercitarsi piuttosto che no, ma non è qualcosa per cui una persona è più portata o dotata rispetto ad un'altra, assolutamente, è una capacità completamente innata. Quindi questo secondo me è un grande Certo. punto. E ecco, secondo me un'altra cosa che poteva essere interessante chiarire un po', era il tema che tante volte, cioè forse c'è un po' di confusione con alcune, cioè nell'immaginario, no? Se c'è un po' il tema della musica, della natura, quindi con dei suoni naturali e quindi c'è una voce che ti guida a prendere dei respiri e fare delle visualizzazioni, ma quella è, cioè, è mindfulness, è meditazione anche quella? Allora, ci sono delle pratiche di meditazione che sono, che ti portano alla visualizzazione. La mindfulness non è una di queste. E per definizione, la mindfulness è la capacità di essere presenti al momento che si sta vivendo con una mente aperta e senza giudizio. Questo è per darti proprio una piccola definizione. E l'idea è quella appunto di prendere consapevolezza di quello che c'è in questo momento, il che vuol dire che se hai la fortuna di essere alla Bahamas in una spiaggia meravigliosa, tanto meglio così. Se sei a casa tua a Milano con il traffico alle 13 perché tutti vanno da una parte e dall'altra con il clacson, la confusione, si fa una pratica in quello stato perché non, si è molto slegati anche da questa idea di perfezione, di calma, come dicevamo, di pace, da qualcosa che è irreale, ma appunto la pratica dice stai con quello che c'è, qualsiasi cosa ci sia. Secondo me questo è il potere aggiunto che ha questa pratica, che ti dice di non essere diverso da quello che sei, di non cercare un posto diverso da quello che hai, ma lo puoi fare in quel momento, in qualsiasi Certo, condizione ti trovi. certo. E eccola, secondo me, se insomma, volessimo cominciare a fare dei passetti dentro alla mindfulness, ecco, ma ci sono dei principi, dei pilastri portanti che magari ci possono aiutare a capire meglio di cosa si tratta? Allora, sì, diciamo che i tre fondamentali sono quelli che ti ho detto: sono la presenza, l'apertura mentale e il non giudizio. La presenza è intesa proprio come presenza fisica e mentale, quindi cerco di riportare la mia mente a quel momento e faccio proprio un esercizio perché la mente continua a vagare, no? Cosa sono le Certo. 1.200 cose che devo fare, cosa sono quelle che devo fare dopo? E riportarla invece a quel momento, solo a quel momento, è un vero e proprio esercizio. E noi non siamo abituati anche perché facciamo le cose in modalità multitasking, no? Io rispondo alle mail, parlo con un'altra persona, cerco una cosa sul telefono. Siamo abituati a muoverci un po' così. La mindfulness dice: ok, concentrati su quello che stai facendo. Su una è una cosa soltanto. Poi è stato visto anche il metodo che funziona di più. Noi pensiamo che questo sia un po' una perdita di tempo, no? Cioè potremmo fare due cose insieme, in realtà no, perdiamo molto più tempo a passare da un task ad un altro. E questo, diciamo, è il primo Certo. grande pilastro sulla quale ci si esercita. Il secondo è il non giudizio, ed è tosta perché la nostra mente produce giudizi in maniera naturale, in maniera normale. Mi piace o non mi piace, bello e brutto, conosco e non conosco. E che siano positivi o negativi, i giudizi hanno il grande limite di chiudere le cose in una scatola e non ti fanno vedere tutto il resto. E quindi la nostra parte creativa, la nostra parte innovativa, la nostra capacità di problem solving sono tutte chiuse nello stesso spazio alla quale abbiamo dato noi i confini. E Certo. questo è un altro esercizio, cioè
vedere quando stiamo giudicando qualcosa e dire ok, perfetto, l'ho fatto, prova a non farlo. Perché anche lì l'idea non è quella di non giudicare, sarebbe irreale chiedere all'essere umano di fare una cosa del genere, però è di prenderne consapevolezza, cioè tutte le volte che me ne rendo conto, immediatamente si apre la possibilità di scegliere di fare qualcosa di diverso. E il terzo è appunto, che forse è una conseguenza del primo e del secondo punto, l'apertura mentale, cioè cercare di vedere le cose come se fosse la prima volta. In questo le pratiche di meditazione aiutano tanto, perché quando si ascolta un audio, che appunto è una pratica di meditazione formale, quindi la voce guida ti dice cosa fare, su cosa concentrarti e tu ti concentri. Dopo che ascolti lo stesso audio per 50, 60, 100 volte di seguito, la mente memorizza tutta una serie di parole, memorizza i passaggi. L'esercizio è proprio di dire ok, la mia mente sa cosa sta per dire, sa cosa sta per succedere, ma cerco lo stesso di rimanere qua. E quello che si esercita nella pratica, la cosa bella è che te lo porti poi nella vita di tutti i giorni, cioè Certo. ti porti questo bagaglio di pratica nelle cose che affronti, ed è molto più utile di quanto non si possa pensare. Assolutamente, assolutamente. Ecco, ma per uno che volesse cominciare, quali potrebbero essere degli step dei passi per potersi avvicinare a questa pratica? Allora, secondo me la prima cosa è di non leggerne, cioè l'istinto umano è quello di mi voglio informare, vado a leggere qualcosa, che sia un libro, una fonte autorevole, un articolo, però mi informo così molto mentale, lasciami passare questo termine, Ok, no? Un ok, approccio molto occidentale, ok. Ok, ma è interessante questo consiglio. che è il nostro. Invece io direi di non leggere nulla e di cercare un corso. Ci sono tantissimi corsi, anche online, ce ne sono tanti. Iniziare da un corso con una persona che ti guida e con la prova di che cosa stai facendo. E poi ci sono milioni di modi per informarsi e continuare, però io partirei proprio da qualcosa di pratico, perché è una pratica. E quindi prima di capirla a livello mentale è sempre meglio sperimentarla. Certo. E, non lo so, mi verrebbe da dire, visto che hai detto bisogna cominciare, bisogna un po' lanciarsi. Non lo so, ma secondo te è possibile fare un piccolo esercizio adesso? Certo, se lo fai con me, certo. Dai, dai, perché no? Perché no? Volentieri. Lo facciamo di, guarda, 5 minuti, ti va? Dai, dai, fantastico. Possiamo fare così, possiamo fare così. Così mettiamo già le mani Ok. in pasta. Così chi ci vede lo può fare. Fare con Anche, lo noi. può Ok. fare con noi, lo può fare con noi adesso. Mi sembra una bellissima cosa. Io sono Allora, pronto. ti chiedo di, Sì? sei seduto sulla sedia? Sì, sono seduto su una Sono una sedia. ok. Prova a staccare la schiena dallo schienale in modo che si autosorregga. Ok. Non so se sei con le scarpe, ma Sono piedi con le nudi scarpe adesso, sarebbe sì. meglio perché riesci a sentire meglio il Tanto non si vede in contatto. camera, quindi posso fare quello che voglio. Questo è il Ok, vantaggio di essere è a sì, distanza. ma va benissimo anche con le scarpe. Ok. Distanzio un attimo i piedi in modo che non siano incrociati, niente gambe Ok, accavallate, quindi come se fosse la posizione proprio della sedia, riproducila con il tuo corpo. ok. Ok. Poi puoi tenere le mani in due posizioni diverse, quindi o una dentro l'altra oppure appoggiate semplicemente sulle gambe. No, dai, andiamo per appoggiate sulle gambe. Mi sento Ok. comodo. E prova a chiudere gli occhi, fidandoti del fatto che non ti Ok. succederà niente di male. E prova ad aggiustarti un attimo con gli occhi chiusi in questa posizione. Ok, insomma, cerco di trovare una posizione Sì, cerca dove mi di sento trovare bene. appunto di spostarti in modo da trovare una posizione in cui più o meno ti senti bene. Ok, dai, credo di esserci. Ok, fantastico. Allora, ora che sei in questa posizione, resta con gli occhi chiusi e prova a seguire la mia voce. Ok.
Ok, per prima cosa porta tutta la tua attenzione al respiro. Prova a non modificarlo, non cercare di farlo andare un po' più veloce, un po' più lento, semplicemente ascolta il tuo respiro com'è in questo momento. E qui non sto parlando, ma lo sto facendo. Esatto. Sì, prova proprio a non parlare, ma a restare concentrato su quello che stai facendo. E cerca di ascoltare e percepire il respiro in parti diverse del tuo corpo. Quindi, per esempio, a livello delle narici, con l'aria che entra ed esce dal naso. Oppure a livello delle spalle che magari si alzano leggermente e si abbassano con ogni ispirazione ed espirazione. Puoi sentirlo anche a livello della pancia, che si gonfia e si ritrae. Prova a seguire tutto il flusso del respiro, dall'ispirazione all'espirazione. Ovviamente può succedere che la tua mente sia distratta da pensieri, da rumori. E tutte le volte che succede è normalissimo, è quello che la mente fa sempre. La tua pratica consiste proprio nel riportarla a quello che è l'oggetto della tua meditazione, che in questo caso è il respiro. E adesso, appena ci sei, prova a riaprire gli occhi, a metterti in una posizione più comoda e a dirmi un po' com'è andata. Beh, sì, la. Cos'è successo? Dimmi cos'è successo. No, ma sai, cerchi di trovare una posizione comoda, poi cominciando a respirare quando, dopo un pochino, diciamo che ti sei riscaldato, che cominci a sentire il percorso del respiro, allora sì, sai. Insomma, ecco, se sentivo cercavo di sentire il respiro in diverse parti del corpo, per cui magari all'inizio mi distraevo un pochino di più, però cioè, nel senso era una sensazione piacevole di consapevolezza di sé, La mente si è distratta? Mi sono rilassato, sì, la mente si è distratta, cioè ogni tanto sì, però man mano che andavo nell'esercizio, poi magari è un caso o è la fortuna del principiante, c'è cioè anche quella, dunque mi sentivo abbastanza, diciamo, con la mente, ero abbastanza concentrato sul seguire il respiro, per cui lo Ok. sentivo andare su e giù e mi sono sentito rilassato, non sto scherzando. Però sì, insomma, mi sono sentito. È stato piacevole, è stato piacevole. Ok. Il Poi è stato veramente rilassamento flash, è, chissà. diciamo, esatto, super flash. Considera che una pratica di meditazione dura in media 20-25 minuti per darti un range di tempo. E in 25 minuti ti accorgi di quanto veramente quanto la tua mente si distragga con qualsiasi cosa, ed è assurdo.
Certo. Beh, poi conta che comunque vada, ora, siccome siamo qui insieme, io ero super concentrato sul farlo bene, perché altrimenti poi me le Sei già davi, no? nella prestazione. Ero abbastanza, diciamo, focalizzato sulla performance. E come l'obiettivo di questo, cioè, con questo magari è uno degli esercizi, oddio, forse magari no, è proprio così che funziona, è uno degli esercizi, diciamo, preliminari oppure iniziali che uno fa e poi dopo può sviluppare su altre cose, oppure è proprio, diciamo, il lavorare su questa tipologia di attività che in cui consiste poi effettivamente la mindfulness. Allora, vabbè, quello che abbiamo fatto noi è solamente proprio una piccola prova per farti capire, però in realtà la mindfulness fa delle pratiche formali che sono queste, cioè immaginatela così, quindi non di 3 minuti, ma di 25 minuti con una voce che ti dice su cosa concentrarti. E gli oggetti della meditazione sono diversi, quindi può essere, in questo caso è stato il respiro, può essere una parte specifica del corpo. La particolarità, diciamo, la peculiarità è che sono tutti oggetti presenti, quindi non Certo. ti si chiede di immaginare qualcosa che in questo momento non c'è o di Ok. trasportarti in un altro tempo, in un altro spazio. Ecco, si fa Ok. sempre riferimento a delle cose o delle componenti fisiche presenti in quel momento che cambiano, che quindi può essere il respiro, può essere la sensazione delle mani appoggiate sulle gambe. Ci sono tante cose diverse, però il concetto è quello. Mi ha fatto molto sorridere perché prima hai detto, ero qua e volevo farlo bene, no? Hai detto volevo farlo bene, performance e obiettivo, che sono Infatti, tre cose che... no, infatti lo devo rifare dopo al di fuori di questo contesto per vedere veramente cosa accade. Adesso era un pochino falsato da questa Esatto, però situazione. siamo un po' in quest'ottica. La mindfulness non ha un obiettivo. Se Ok. non quello di stare bene e di essere appunto, ma forse sai che ti direi nemmeno di stare bene. Io posso dirti qual è stato il click che ho fatto io nella mia mente quando ho deciso di meditare, che forse ti rende di più l'idea. Allora, io appunto sono siciliana, vivo a Milano, ma sono siciliana e mi ricordo, me lo ricordo benissimo, che ero a Milano. Ero a Milano, ero con i miei amici, una bella serata, stavamo bevendo, ridendo e scherzando, e la mia mente era catturata dal pensiero di mio nipote. Lo volevo vedere, mi mancava tanto, non vedevo l'ora di tornare da lui. Ero completamente catturata, ero lì. Una settimana dopo torno a casa. E ho fatto un fine settimana a casa, e vedo mio nipote, primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, stavamo giocando, eravamo insieme, e mi ricordo proprio l'immagine di me che in quel momento stavo giocando con lui e stavo pensando ad una serata con i miei amici, a cosa avrei fatto quando sarei tornata, e là non lo so, non so veramente spiegarti quel momento, ma ho avuto come... È stata una doccia fredda per me, no? Ho detto, ok, qua c'è qualcosa che non va, cioè qua ti stai perdendo un pezzo, perché se sei a Milano e pensi a lui, e se sei qui e pensi là, chissà per quante altre cose la fai, questo tipo Certo. di meccanismo, no? Questo tipo di processo, ho detto, no, non funziona, cioè non può funzionare, ti perdi sempre un pezzo. E il problema è che questo è il funzionamento della mente, non della mia, ma della mente di tutti, cioè di essere proiettati in avanti, di essere proiettati indietro, di avere questo continuo vai e vieni. In India la chiamano monkey mind, paragonando Ok. proprio la mente a una scimmia che salta da una liana all'altra, proprio per questo. Ecco, la meditazione ti dà il grande lusso di poterti esercitare per stare nel presente, per giocare con tuo nipote, giocare solo con lui e goderti quel momento ed uscire con i tuoi amici a bere e stare solamente con i tuoi amici a bere e goderti quel singolo momento. Certo, Penso che sì, sia questo. sì, no, ecco, no, ecco, trovo che questo aneddoto che hai raccontato sia veramente, faccia veramente capire, faccia fare un click, perché in effetti,
Sì, cioè a volte insomma, si divide il tempo, diciamo, nel passato, nel presente, nel futuro. Però tante volte magari quando la mente va verso il passato, magari va verso su episodi dove magari ci siamo arrabbiati. Sì. E invece magari se va verso il futuro, sono ancora magari cose che devono avvenire, magari proviamo dell'ansia o dei timori. Per cui a Sì, volte abbiamo la mente assolutamente. che vaga, cioè magari noi stiamo facendo anche una cosa piacevole, siamo in un bel posto, siamo, è un bel momento, eppure come d'improvviso la nostra mente vaga e va. Se va sul passato ci fa arrabbiare, se va sul futuro ci fa provare ansia, Non cavolo. stiamo bene. Eh sì. Forse c'è qualcosa che non va, è vero, hai ragione, hai ragione. Però ecco, questo L'abbiamo meccanismo un noi non po' lo possiamo tutto. arrestare. Esatto, è quello, anche quando c'è, non è una novità che si dice vivi nel presente, stai nel presente, goditi il momento, però la meditazione è stata la prima cosa che ho trovato come un esercizio per poterlo fare, perché io penso che non sia appunto una novità per nessuno l'importanza di stare nel momento che stai vivendo. Da lì a farlo è difficile. La meditazione è una pratica per poterlo fare. Ti alleni, alleni il muscolo della mente a stare lì, perché lo fai durante la meditazione. Tu ti concentri sul respiro, la tua testa si distrae in mille pensieri diversi e per mille volte tu la riporti a quel singolo respiro. E questo Ok. esercizio praticato e ripetuto nel tempo te lo porti nella tua vita normale. Ok. Ecco, questa cosa qua qualcuno potrebbe prenderla come un obiettivo. Ti avviso, ti avviso. No, Lo so, lo so. so che c'è, cioè, in tanti la praticano, ma poi, insomma, poi magari prima la praticano con l'obiettivo, poi dopo invece diventa anche un piacere di praticarla, no? Sì. Come è la meta oppure è il piacere del viaggiare. Sì. Però sì, perché magari allenando questo muscolo, per esempio, riescono ad essere più focalizzati quando svolgono una certa attività. Per cui anche lì, Sì. invece che fare multitasking, fare più cose che poi le facciamo tutte male, perché purtroppo la nostra mente funziona così su alcune attività, se ne facciamo più di una, la capacità di essere focalizzati sul fare una cosa e se sono poi veramente concentrato nel farla, la faccio meglio e la finisco prima. E, insomma, ecco, so che tanti poi sono magari attratti da questo beneficio, però anche il beneficio è importante, ci deve un pochino essere un po' di desiderio. Sì, assolutamente. Infatti io dico ben venga, qualsiasi sia il motivo che può spingere una persona ad avvicinarsi a questa pratica, ben venga. C'è anche chi lo fa, per esempio a livello aziendale, si fa tantissimo perché appunto aumenta la concentrazione, riesce a rendere le persone più produttive perché fanno di più in meno tempo e quindi è questo l'aggancio. Vanno bene tutti, secondo me. Però non è una cosa che poi continua a lungo termine se non riesci a trovare dentro di te una motivazione che è più forte. Ecco, parliamo di questo che mi interessa, perché già in altre interviste abbiamo parlato cioè, di come per raggiungere alcuni obiettivi oppure acquisire alcune abitudini, purtroppo, siccome è necessario farlo farlo nel tempo, non basta, diciamo, Sì. una volta solo in maniera molto intensa, ma va fatto per tante volte. Tu hai dei consigli, oppure magari dalla tua esperienza quando hai cominciato a farla, per poter portare avanti questa attività nel tempo? Perché magari tante volte sono degli ostacoli che ci fanno bloccare, e magari uno ha iniziato bene e poi si blocca. Assolutamente, assolutamente. Secondo me il grande limite è la perfezione che ci poniamo dentro la nostra testa. C'è l'idea che o lo faccio bene, lo faccio esattamente come deve essere fatto, oppure no. Cioè, le pratiche di mindfulness per avere dei benefici che siano reali e tangibili. Scientificamente parlando, si chiede di fare una pratica di 25 minuti tutti i giorni.
Chi fa i Ok. corsi fa queste pratiche, però col tempo magari c'è chi molla, c'è chi dice non riesco a trovare questo tempo, non mi va, non posso, tantissimi motivi. Secondo me la cosa importante è non far passare le giornate, cioè se sei arrivato a sera e ti sei reso conto che oggi non ce l'hai fatta, non dire lo faccio domani. Prova a pensare, ok, cosa posso fare in questo momento, ad oggi? Ad oggi sto morendo di sonno e riesco a fare 60 secondi. Perfetto, fai 60 secondi. Non sono riuscito 5 minuti. Perfetto, fallo 5 minuti. L'importante è abituare la testa anche lì a non rimandare ad un momento migliore, ad un momento perfetto, pure quando dicono, in questo periodo sono molto stressato e non riesco a farlo. A parte che Certo. se sei molto stressato è il periodo perfetto per poter fare una cosa del genere, Certo. però penso anche che non ci siano momenti ideali, momenti idilliaci in cui ah, ora posso prendermi il mio tempo. No, dobbiamo fare il meglio con quello che abbiamo. Quindi meglio fare poco, ridurre, però cercarlo di fare in maniera costante. Secondo me è questo, perché poi la mente è molto abitudinaria. Certo. Quindi il fatto di introdurre una tecnica del genere, una pratica del genere nella quotidianità, anche se è per un periodo di tempo limitato, il periodo di tempo si può ampliare, perché poi quando si scoprono i benefici, quando si sperimenta in prima persona il benessere che si prova, è automatico il volersi ritagliare più tempo. All'inizio, la bravura della persona sta proprio nel ritagliarsi in maniera costante quel tempo, anche se poco. Certo. Questa secondo me è la cosa più, cioè almeno dalla mia esperienza e da quello che ho visto con le persone, è la cosa che può funzionare di più. Sì, no, sono assolutamente d'accordo su questo tema del perfezionismo. Ah, Infatti, sì. neanche di questa cosa qua ne avevamo parlato, come è uno dei grandi blocchi a tante cose che facciamo, che magari desideriamo fare e non facciamo perché magari in testa abbiamo l'idea che dovremmo farlo così, così e cosà, e se questi criteri non sono stati, non vengono rispettati dalla situazione, allora rimando, però poi rimandi a domani, poi rimandi ancora al giorno dopo e così via, non incominci più. E invece l'idea anche Esatto. di iniziare in maniera un pochino più sporca, in modo più zoppicante, però cominciare a farlo, perché poi i processi di cambiamento non sono tanto cambiamento di quello che facciamo, ma cambiamento di chi noi siamo. Quindi poi ha a che fare con Esatto. l'identità. L'identità è qualcosa che richiede tempo, non si cambia Assolutamente. in un giorno solo. Senti, io avevo anche, che magari può essere una cosa interessante perché di qualcosa hai già accennato, io avevo, ho chiesto un pochino alle persone che ci seguono se avevano qualche domanda da farti, e ne ho segnate alcune. Ne ho seg quindi attenta, preparati perché qua Metto. no, sono Cambio domande interessanti, sono domande posizione. interessanti. Una, infatti, era una cosa che vi ho detto prima, cioè l'idea che ci si debba sentire rilassati non è esattamente questo. Infatti, una persona mi ha scritto e chiedeva: ma cioè io ho un pochino smesso di fare mindfulness perché quando insomma di meditare, perché quando la facevo provavo delle emozioni molto forti e mi chiedeva se era normale. Ah, che bella domanda. Cos'è forte, cos'è Allora, forte. sì, questa è una cosa che non è rara, cioè non è rara questa situazione. Molte volte le persone dopo la pratica dicono: ma io ho provato questa emozione che è molto forte, oppure mi è successa questa cosa, non mi sento rilassato. Appunto, l'idea è quella di prendere consapevolezza di come stiamo e non sempre stiamo bene. Questo è un dato di fatto. Qual è allora il vantaggio della pratica, se non ti fa stare, diciamo, bene nell'immediato, è che la pratica tira fuori quello che hai. Quindi se in quel momento hai mal di testa, ti fa sentire il mal di testa. Se in quel momento Ok. stai vivendo un'emozione forte, ti fa sentire l'emozione forte. Ma questo, far emergere, le cose in maniera più chiara, in maniera nitida, è un vantaggio, perché il corpo in questo modo non esplode. Non so se ti è mai capitato di avere un periodo stressante, di tirare, 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 andare avanti e
E poi non lo so, ti viene quella febbre pazzesca che ti inchioda a letto per una settimana o stai male e non si capisce per quale motivo, perché il corpo assorbe, assorbe, assorbe e poi a un certo punto ti frena lui quando tu non riesci a farlo. La meditazione è come se te lo facesse ascoltare e ti fa ascoltare i sintomi quando sono ancora piccoli, in modo da poter porre rimedio per non fare aggravare la situazione. Non so se ho reso l'idea. Certo. Quindi assolutamente, assolutamente all'inizio ci sono delle emozioni che sono anche difficili da gestire perché? Perché non ci siamo mai fermati ad ascoltarle, non ci siamo mai preoccupati di farci qualcosa, quindi all'inizio è così. Beh, e se uno diciamo, esce dalla sua pratica di mindfulness molto arrabbiato, cosa può fare? Allora, in realtà la cosa paradossale è che quando le emozioni sono un processo normalissimo e tu hai studiato psicologia come me, quindi sai benissimo che nel momento in cui si trattengono, in qualche modo restano lì, restano fisse, restano ferme. Quando si lasciano andare e si fa seguire il flusso di come si sta, di quello che si sta vivendo in quel momento, si abbassano, arrivano al picco, ma come arrivano al picco si abbassano da sole, perché non stiamo mettendo un coperchio a questa cosa, non le stiamo frenando, non gli stiamo dicendo non ti sentire arrabbiato. Paradossalmente, sentendo quella rabbia, ha il tempo di esprimersi e di scendere, ti calmi da solo. È strana come cosa, però più proviamo a forzarci, più in qualche modo ci teniamo dentro questa cosa. Più lasciamo andare, più liberiamo spazio per altro. Ok. Magari Sì. quella rabbia momentanea, è molto più forte, ma dura quei 5-10 minuti e passa. Senza la pratica, magari resto arrabbiato in maniera più lieve, ma me la porto dietro per tutta la giornata, tutta la settimana di seguito e mi viene un mal di testa che mi scoppia la settimana dopo perché non ho dato il tempo al mio corpo di poter metabolizzare queste emozioni, non gli ho dato nemmeno la possibilità di lasciarle esprimere liberamente. Quindi questa è un po' la differenza. Certo, te ne leggo un'altra. Vai. Allora, qua invece, ecco, c'è una persona che fa mindfulness tutti i giorni alla mattina per una mezz'ora. Sì, Ah, fantastico. comunque lo fa da anni, però ha cominciato, insomma, lo ha sempre fatto un pochino da autodidatta. Lui chiede, ma come faccio a sapere se sto meditando bene? Allora, intanto non si può meditare bene o male, quindi questo lo diciamo all'inizio, così eliminiamo completamente l'idea della performance. Non c'è proprio un modo per meditare bene o per farlo male. È una paura, un dubbio che hanno un po' tutti all'inizio della pratica. Poi in realtà se ti prendi quel tempo per fermarti, per esercitare la tua consapevolezza, quello che succede durante i 20-30 minuti che ti sei preso va benissimo così. Cioè che per esempio, una cosa che succede è che le persone ti dicono: ah, oggi sono riuscito di più a concentrarmi, quindi la pratica è andata meglio, invece ieri non mi sono distratta di più, quindi è andata peggio. No, no, perché se l'idea è quella di prestare attenzione e sviluppare la nostra consapevolezza, che tu ti distragga 2000 volte o che stai concentrato, non è un plus, ecco. Perché stai allenando la tua consapevolezza. Vuol dire che in quel momento la tua mente era molto distratta. Niente di più, niente di meno. Certo. Senso, ecco, quindi tornando anche a prima, insomma, non c'è un giusto o uno sbagliato, No, assolutamente. cioè magari è come noi ci viviamo questo momento che può dire qualcosa a noi, che magari può essere importante, però ecco, è una cosa che va cercata. Sì, anche Sì, e poi ecco. questa ricerca ci fa capire di quanto siamo legati proprio al concetto del giudizio. Noi abbiamo bisogno di sapere se lo stiamo facendo bene o male, se è giusto quello che sto facendo, se devo modificare questa cosa. Cioè, ti fa notare quanto siamo legati a questi concetti e li cerchiamo anche in una pratica che dall'inizio viene specificato che non è così. È particolarissima questa cosa. E
E quindi sì, c'è anche l'idea che magari è tanto che medito, però, cioè, come dire, non... Ecco, ma c'è un'evoluzione, cioè se io medito da tanti anni, c'è un'evoluzione in quello che accade, oppure... ecco, non mi riesco io ad immaginare, cioè chi medita da tanto ha una meditazione diversa da chi medita da poco. Ok, Una no, domanda un po' diciamo che strana. no, no, però ho capito cosa dici, se c'è diciamo un'evoluzione, un livello principianti, esperti o no, non c'è questa cosa, anzi nella mindfulness c'è proprio il concetto dello sguardo del principiante, quindi l'idea di esercitarti come se fosse la tua prima meditazione, che tu mediti da una settimana o da 15 anni. L'approccio alla meditazione è lo stesso, le pratiche di meditazione sono le stesse e la difficoltà che si può incontrare è anche la stessa. Cioè non c'è un'evoluzione per cui io oggi mi distraggo 1000 volte e poi vado a mano a scendere, no? No, Certo. cambia da giornata a giornata, da momento a momento. Sicuramente quello che cambia nel tempo è la persona, cambi tu perché sei molto più consapevole di tante cose, riesci a impari a conoscerti un po' di più o comunque ad avere gli strumenti per poterlo fare. Però la pratica è invariata e anzi la grande sfida è quella di restare in quella pratica come se fosse la prima volta, che non è per niente semplice. Certo. Ecco, un'altra domanda che era su questo un pochino tema qua del lo sto facendo bene oppure no. Cioè, un'altra domanda è quanto bisogna meditare al giorno per stare bene, per farlo bene? Allora, la mia idea personalissima è quella che ti ho detto, cioè la cosa più importante è la costanza e non il quanto. Cioè, tra una persona che medita 5 minuti al giorno tutti i giorni e una persona che medita una volta a settimana per 2 ore, meglio la persona che medita tutti i giorni per poco. Cioè, mi immaginala come se fosse cibo. Cioè, non puoi dire va bene, io mangio solamente la domenica e cerco di fare scorta per tutta la settimana. No, mangi un po', però tutti i giorni si spera. Certo. Ecco, la meditazione è un po' questo. Poi, a livello invece scientifico, i benefici, come ti dicevo, sono stati riscontrati per 25 minuti di pratica al giorno, Ok. come proprio risultati, però la costanza è quella che in assoluto premia di più della durata, ecco. Ok. E un'altra domanda che ho visto che sta frequente. Cioè, si può fare mindfulness mentre si fa yoga? Questa è una domanda che tanti si fanno, questa è che una tutti si domanda fanno. allora. Si può fare tutto in modo mindful, mi spiego meglio. Prima quello che abbiamo fatto noi è un accenno di pratica informale, scusami, un accenno di pratica formale, dove appunto Ok. mi ritaglio uno spazio di tempo dedicato alla pratica. All'interno della giornata però posso fare tutta una serie di pratiche che invece sono informali, quindi una qualsiasi attività a mia scelta, nel momento in cui la faccio, provando a portare la mia piena presenza, il non giudizio e l'apertura mentale, sto facendo una pratica informale. Cioè se io mi lavo i denti e inizio a lavarmi i denti concentrando il mio corpo, i miei pensieri e le mie sensazioni solamente allo spazzolino, il dentifricio, l'acqua e la sensazione che ho in bocca in quel momento, sto facendo una pratica informale. Se io faccio yoga e tutta la mia concentrazione la porto a quel momento, ai movimenti del corpo, a quello che mi dice l'insegnante, a come mi sento, sto facendo una pratica informale. Se parlo con te in questo momento, che stiamo facendo questa intervista, e provo a mettere tutta la mia attenzione verso le tue domande, verso quello che dici, cercando di appunto non stare da nessun'altra parte, è una pratica informale. Non è la pratica formale dell'esercizio in cui mi siedo e ascolto quello che mi viene detto e mi esercito in questo. L'idea è che poi le due cose si incrocino.
Perché quando si pratica dopo un po' di tempo si cerca di far diventare tutte le cose che si fanno delle vere e proprie pratiche informali, perché si apprezza la bellezza e la preziosità di stare, di essere presenti a quello che si sta facendo. Sì, credo che... Ecco, poi ti farò una domanda. Ecco, questa secondo me è una cosa molto interessante, questa della distinzione tra pratica formale e pratica informale. Però è vero perché a volte magari è vero che si mangia, che sia a pranzo, che sia a cena, insomma, che sia qualsiasi pasto, e si finisce con la sensazione che non si sa neanche cosa sia accaduto, cioè si è andati col pilota automatico. Esatto. È una cosa da completare, no? Ok, ho mangiato, ok, avanti la prossima. Esatto. E questo sì, un pochino a volte l'idea è che le cose ci scorrono addosso. E poi mi abbiamo visto come, specie in un periodo dove grandi cose non le potevamo fare, era importante trarre piacere e beneficio dalle piccole cose. E forse magari chi è stato in grado di poter trarre il meglio anche da queste piccole cose, forse è riuscito a superarlo un pochino meglio. Non lo so, questa era una riflessione libera. No, hai detto una parola che non so se l'hai detta per puro caso, Detta perché per ti puro sei. caso, non ci piove. Che parola era? Il Ok. Il pilota automatico, la pilota cosa che si automatico. dice sempre durante le pratiche di meditazione è proprio quello di non entrare nel pilota automatico. È una cosa che si dice sempre durante tutti i corsi e tutti gli incontri. È un concetto che si ripete tanto, perché proprio l'idea è questa: di non entrare col pilota automatico, ma di provare a fare le cose e farle veramente con intenzione. Anche quella di mangiare, come dici tu, è vero, noi mangiamo e magari poi non ti ricordi nemmeno che sapore avevano le cose, no? Ci perdiamo un pezzo. Il problema è che. Esatto. Non sai neanche che sapore aveva quella cosa che hai mangiato. Esatto. Cavolo. Però, sai, se ti perdi una cena, non è bello, ma ci sta. Se ti perdi poi un Tutte le cene. incontro con una persona cara, se ti perdi tutte le cene, se ti perdi. Cioè, sono tante le cose che poi inizi a non viverti, no? Sì, certo. Assolutamente. No, questa è una cosa del pilota automatico. Vabbè, ho avuto una breve esperienza da attore, insomma, l'avevo presa come un gioco, però è stata forte. Sai, all'inizio tu prepari lo spettacolo, per cui sei emozionato, sei in ansia, perché poi, cioè, ti devi ricordare tutta una serie di battute, di movimenti di scena, di appuntamenti che hai con gli altri, per cui, insomma, sei molto orientato sul cavolo, li devo fare bene, altrimenti lo spettacolo non andrà Certo. bene. Per cui le prime volte, siccome sei... Sono ancora le prime volte, cioè, perché magari uno spettacolo, non lo so, lo fai per... fai 11... insomma, sono 11 serate, comunque non mi viene la parola. Insomma, vai in scena magari 11 volte con lo stesso spettacolo. E insomma, un po' che lo fa di professione, lo fa ancora per più volte. E allora ci raccontava il nostro maestro che la difficoltà ad un certo punto non diventa più nel ricordarsi cosa fare al momento giusto, ma è di non farlo con sufficienza. Cioè, arrivi ad un certo punto dove ormai le battute le domini, Sai. le sai tutte senza problemi, sai benissimo quali movimenti devi fare, per cui in tutta l'ora e mezzo, le 2 ore che sei sul palco, sai benissimo cosa fare, rischi di farle col pilota automatico, e quindi, specie il teatro dove è molto un gioco di relazione, cioè, infatti, sia nel teatro che anche nel cinema, nei film, poi a volte le scene più belle, quelle più vere, a volte sono state improvvisate, oppure sono state comunque il frutto di un qualcosa che non era stato preparato, perché allora davvero in quella reazione e di relazione con l'altro, che sia soltanto quando uno ascolta, se io non ascolto perché so che tanto tu direi quella cosa lì e io poi dirò quella cosa là, non c'è ascolto. Allora, quando c'è questo tipo di ascolto,
Allora, nasce l'emozione quella vera e poi chi ti vede lo vede che l'emozione era vera, per Sì, lo cui apprezza di percepisce. più. Per cui ecco, in questo Certo. caso anche qui l'idea era, dopo un pochino lo sai fare benissimo e la sfida sarà nel trovare ogni volta quella concentrazione per poterlo fare meglio. Allora ti devi, cioè, possono essere vari strategie, ma ti devi concentrare quindi di nuovo su quello che stai facendo e di trovare delle novità. Sì. Quindi sì, credo che anche, insomma, lo dicevi anche tu, poi la sfida può essere anche nella meditazione, ormai sono bravissimo nel farla, la faccio da tanto, magari mi faccio vivere anche dalla meditazione, e questo sarebbe Sì. Te un peccato. la porti poi nelle cose che fai. Hai ragione quando dici che soprattutto ora tu parlavi del teatro, però in tantissime cose, quando entri nell'ottica della performance, all'inizio sei sul devo farlo bene, no? Devo memorizzare tutto, però poi ti perdi qualcos'altro. Cioè, inevitabilmente, magari sei tutte le battute a memoria, però non trasmetti quell'emozione che le persone che ti guardano vorrebbero vedere. Certo. Non è semplice, non è assolutamente semplice. Un altro concetto che esiste nella meditazione è proprio quello di autenticità, nel senso più positivo, diciamo, del termine, quindi di essere veri in quel momento, di essere autentici, perché poi le persone lo percepiscono tanto, questa cosa, Certo. e non puoi fingere, non la puoi ingannare, non puoi mascherare. Io ho conosciuto negli anni, diciamo, tanti insegnanti di meditazione diversi e sono diventata molto sensibile nel riconoscere chi lo fa per lavoro, perché deve venderti qualcosa, perché deve convincerti, perché deve fare un corso e deve riempire i posti, da chi Certo. lo fa perché pratica, perché ci crede, perché ha trovato dei riscontri, nella propria vita. Ed è una cosa che non è più la bravura, cioè è quello che vivi tu come persona e non, fortunatamente non si può forzare, cioè non te la puoi giocare in un altro modo. Certo. Però è un Assolutamente. bene, è un bene, è un bene. Ti faccio ancora un'altra domanda. Bellissime le tue Una cui no, domande. è bellissimo, non io, ma chi ci ha scritto che insomma, Eh sì. Sì, ha fatto le domande in modo mindful. Vabbè, assolutamente. lasciamo stare sta battuta. No, mi chiedevano, ecco, cioè, l'ambiente dove faccio mindfulness può essere preparato in un certo modo, deve essere, ovviamente la domanda era se doveva essere preparato in un certo modo. No. Assolutamente, anzi, la mindfulness ti dice dovunque ti trovi, in qualsiasi momento, qualsiasi cosa sta succedendo attorno a te, siediti e fallo, non importa. Magari all'inizio, proprio perché l'inizio è più semplice se si ritaglia un posto dove si sentono meno rumori, dove c'è un po' più di tranquillità, ma non tanto perché ce n'è bisogno, ma perché la prima volta che lo facciamo, meno distrazioni esterne abbiamo, più semplice diventa per noi concentrarci. Però ti dico la verità, l'idea, il fondamento è proprio quello di dovunque mi trovo, mi siedo, chiudo un attimo gli occhi e vedo come sto, come sta la mia mente, come sta il mio corpo in questo momento. Mia madre mi prende sempre in giro perché quest'estate ho visto che ero molto agitata per una cosa che era successa e lo sentivo perché poi un'altra cosa è che la meditazione ti rende molto più vigile, molto più attento a come sta il tuo corpo. Quindi lo sentivo che ero agitata, sentivo questo battito che andava un po' troppo veloce, sentivo la sudorazione alle mani e quindi ho detto vabbè, io mi siedo un attimo che faccio una pratica e mi sono seduta sotto l'ombrellone senza dire niente a nessuno a fare la mia piccola pratica e mia madre è rimasta lì a rispondere alle persone che si avvicinavano dicendo ma tua figlia cosa sta facendo? Ma si sente bene? Ma cosa? Che tutti chiedevano e mi diceva la prossima volta vai in un posto nascosto dove non ti vede nessuno e Oppure va evitalo. lontano da me così non devo rispondere io. Esatto!
Esatto, però se penso, io l'ho fatto quest'estate, se penso alla me di 3 anni fa che ho iniziato a praticare, non l'avrei mai fatto, ti dico la verità, mi Certo. sarei vergognata, avrei trovato un altro posto, avrei detto no, non è quello giusto, no, ma così. Quest'estate non mi interessava più, ne avevo bisogno in quel momento, sentivo che il mio corpo ne aveva bisogno e quel posto andava bene come sarebbe andato bene qualsiasi altro posto. Assolutamente, assolutamente. Ti faccio l'ultimissima perché te lo volevo chiedere anche io. Vai. Un'altra persona che ci ha scritto, anche lui fa mindfulness, medita, in particolare lui la fa dopo aver fatto attività fisica, dopo essere andato a correre. La domanda che fa è, cioè, ecco, farla dopo aver fatto attività fisica, ci fa fare meglio la meditazione? Ha dei benefici ulteriori? È meglio farla in questo modo oppure, questo mi lo aggiungo io, è meglio farla a distanza dall'attività fisica? Questa è un po' la domanda. Allora, no, in realtà fatta dopo l'attività fisica, prima o dopo non cambia nulla. L'unica cosa che ora mi ha fatto venire in mente con la tua domanda è con i pasti, invece. Cioè, se si fa una pratica completa di 25 minuti, è consigliabile farla lontano dai pasti, quindi non subito dopo pranzo, subito dopo cena, semplicemente perché stare in questa posizione con questo livello di concentrazione, magari avere in quel momento la digestione in corso non è esattamente il massimo. Certo. Questo è l'unico, diciamo, controindicazione, mi viene da dire, poi per tutto il resto va benissimo. Ecco, però tu, ecco, tornando un attimo alla posizione, tu consigliavi cioè andrebbe fatta con la schiena non appoggiata. Sì, poi appunto in questo si è molto liberi, nel senso che se poi si prova proprio dolore fisico è difficile stare in questa posizione, si può anche cambiare, ci appoggiamo. Però la meditazione appunto ti richiede di stare in una posizione eretta proprio per aiutare la mente a capire che siamo in una posizione vigile e non in una posizione rilassata. Ok. Quindi sì. Poi c'è anche la posizione seduta a terra con il cuscino, che è quella che nell'immaginario collettivo si conosce di più. Ma infatti, perché ne avevo sbirciato un'altra che diceva, ma mi devo mettere seduto per terra con le gambe incrociate, perché non ci riesco a stare? No, questo è un po', mi assomiglia tanto al lettino dello psicoterapeuta che ti dicono: ma mi devo sdraiare sul lettino? No, Se c'è anche vuole, questa insomma. possibilità, chi vuole, però c'è questa possibilità, però non è un obbligo. Cioè, le posizioni da meditazione sono tendenzialmente tre: sedute sulla sedia, a terra con le ginocchia che appunto poggiano terra, oppure anche sdraiati su una superficie, però che non sia il letto, se no ci Ah, addormentiamo, non quindi, abbiamo fatto nulla. cioè, quindi ecco, aspetta, dicevi con le ginocchia a terra nel senso tipo seduti sui talloni. Esatto. Esatto, Ok. con le gambe Con il busto incrociate, eretto. esatto, Ok. un cuscino sotto da meditazione che ti tira un po' su e le ginocchia che tendono a scendere sul Poi faremo un pavimento. altro video dove mostreremo quali sono le posizioni perché Le mi sono perso dopo seduto, mi sono perso. A tre. Va seduto ci benissimo arrivavo quella bene, tutto il sulla resto non ho sedia, capito cosa si deve fare, però va esatto. bene, ok, io rimango sulla sedia, almeno non l'abbiamo trovata. Ok. Senti, no, allora ti ringrazio perché è stata veramente super interessante questa chiacchierata. Ma grazie a te, è stato bellissimo. Volevo chiederti in chiusura se avevi una riflessione che volevi lasciare a chi ci ascolta o sulla mindfulness oppure su un altro, su affini. Ah, la domandona, questa La me la dovevi domandona. dire prima, me la preparavo, No, ci facevamo invece il te la faccio a freddo discorso. così, vogliamo vedere se c'è la reazione. No, no, la cosa che mi viene da dire, se qualcuno è arrivato a vedere fino alla fine di questo video, è di provare, cioè di provarci, Vabbè, qui di facciamo allora avvicinarsi, facciamo sì. come gli youtuber veri che dicono se sei arrivato fino a qua, Sì, hashtag provare, commentate con hashtag provare, sì. Sì, ok. Ok, sì, sì. ci tenevo a farlo perché questo secondo me...
No, sto cazzando. Ci Ti ho stavo. interrotto brutalmente, ti ho No, interrotto. no, assolutamente. E dicevo proprio questo, che provare è la cosa che... Sai, perché ci sono tante parole, tante cose che si possono dire, potevamo fare 2 ore solamente parlando dei benefici, no? Certo. Però fino a quando non si sperimenta in prima persona è veramente difficile spiegarlo, veramente difficile trasmetterlo, perché è appunto una pratica. E quindi bisogna provarlo su se stessi. Questa è la cosa che, cioè, la cosa a cui tengo di più, ecco. Assolutamente, assolutamente. E senti, se qualcuno fosse curioso, volesse approfondire, insomma, ora tralasciando il brevissimo esercizio che abbiamo fatto assieme, che comunque insomma anche quello è un modo per cominciare, c'è un Sì. modo con cui può seguirti, con cui può cominciare a mettersi in gioco? Sì, assolutamente. Io, cioè, ti posso lasciare magari il sito di Mindful Vision, dove tra l'altro noi abbiamo una sezione, anzi ne abbiamo più di una, di meditazioni, sono tutte completamente gratuite, super accessibili, quindi si può iniziare veramente non spendendo un euro, non investendo su nulla se non sul proprio tempo, che è la cosa più importante e più preziosa. Però c'è di tutto, c'è Perché veramente ecco, di mi dicevi tutto. che voi ne fate una sessione ogni domenica oppure la Sì, noi domenica? la domenica facciamo una sessione di meditazione, di pratica gratuita e aperta a tutti, perché appunto crediamo nella possibilità che ogni persona può sperimentare, solo sperimentando può riuscire a capire determinate cose. E quindi questo Certo. sì, è una possibilità che diamo la domenica. E poi invece sul nostro sito abbiamo le meditazioni che sono divise per tutti, quindi per adulti, per bambini, per ragazzi, in italiano, in spagnolo, in inglese, abbiamo veramente di tutto. Wow. E quindi Sì. ecco, allora, questa sessione aperta, dov'è che le persone la possono trovare? E la possono trovare sui nostri social come indicazione, quindi su LinkedIn e su Facebook, noi abbiamo tutti i riferimenti, e basta Ad iscriversi. esempio su Facebook la vostra pagina come si chiama? Com'è che vi possono trovare le persone? Mindful Vision, sia su Ok. Facebook che su LinkedIn, come Mindful Vision. Sul sito è www.mindfulvision.it e trovano tutti i riferimenti, alla pratica gratuita, alle meditazioni, c'è veramente di tutto. Poi ovviamente abbiamo dei corsi, però io direi step by step, prima si inizia, si prova Certo. e poi si vede. Anna. Fantastico, ti Ciao ringrazio Maria. tantissimo, è stata una bellissima chiacchierata. E allora Grazie niente, adesso bisogna andare a provare. a te. Eh sì, ora voglio vederti a te. Come Ok. prima persona ci devi essere tu ora. Adesso mi vengo a prenotare per una sessione, Vai, ok? Con vai. piacere, con piacere. Ti Va ringrazio ancora bene. Anna. Grazie mille a te. E a te Grazie, allora. grazie, grazie.